Non lo guardare, non lo guardare, te lo assicuro. Perché viene il panico. Lunedì, voi pensate che la giornata stia per iniziare? In realtà sta per finire. È stata una giornata noiosissima, mi spiace. Fidatevi che spiace più a me che a voi. Sono stato in ufficio, abbiamo lavorato, un paio di cose da finire. Non è proprio successo nulla di interessante da raccontare. Ma questa settimana però ci saranno un paio di cose interessanti, quindi sono fiducioso. Allora, posso dire che sei un pirla? Fine giornata. Martedì. Comunque, so che sembra tutto fermo, ma in realtà il progetto Where is the Toilet sta andando avanti. Adesso abbiamo una riunione, è quasi tutto pronto per il lancio, che onestamente non so quando riusciremo a fare. Io volevo farlo per la fine di luglio, ma non sono sicuro che facciamo in tempo, perché comunque ci stiamo tutti quanti lavorando nel nostro tempo libero. Hola! Buonasera, buonasera. Però ti ripeto, io adesso lo scopo è quello di andare a realizzare tutta l'interfaccia. No, va bene. È ufficiale, non usciremo mai per agosto. In realtà io scendo in campo quando l'app viene lanciata, perché poi tutta la parte di fare video, pubblicizzarla, raccontarla, è lì che io arrivo. Adesso la parte di programmazione posso far poco, io do le mie idee, do i miei pareri, do la mia visione di come vorrei che fosse quest'app, però poi di concreto posso fare poco, quindi sono qua che fremo di entrare in campo e giocare, però non posso, e mi sa che dovremmo aspettare ancora un pochettino. Piuttosto che affrettare i tempi e farla uscire non bella, conviene prendersi un mese in più e fare le cose fatte bene, fare un bel lancio. E adesso voglio chiudere la giornata leggendo un pochettino, ci sta, fine giornata. Mercoledì, siamo al campetto con Los Space Jumpers 50%, l'altro 50% è la l'ombra, che dobbiamo girare un video per il canale di Los. Questa è la 100 tiri challenge. Devo fare 100 tiri dalla linea di 3 punti. Il record da battere è di... sono 29 punti che ho iniziato io, quindi tu sarai il secondo e poi vedremo. Che comunque una media del 30% in tiri da 3 non è malvagio, anzi, cioè... Mamma mia! Oh, let's go! Già che ci siamo, stiamo facendo anche una sfida di salti. Ho fatto 3.10, devo riuscire a battere il mio record, che la volta scorsa era comunque 3.12. Vai, terzo e ultimo salto. Buono, buono comunque, bravo. Mannaggia! Un bel poké rigenerante. Buon appetito, raga. Buon appetito. Ci voleva. E adesso si vola in ufficio, che abbiamo un paio di shooting. Dovevo essere là alle 2. Sono adesso le 2. Ma è normale. Maestro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare lo script. Dobbiamo scrivere lista. Allora, a lista di inquadrature. Possiamo farle e le faremo. Abbiamo spento la luce, più bello così. Magari mi do una luce dietro con un back e... arancione, calda. Stiamo acchittando una seconda location. Vedrò fare i disegnini con i pennarelli di Marco, che deve scrivere che sono suoi, come se fossimo elementari. Siamo giunti al termine di questa giornata lavorativa. È una giornata che è stata stancante, si vede dalla mia faccia. Facciamo vedere che siamo anche dei professionisti che si stancano, se no siamo sempre allegri, sempre... Che tristezza, rifacciamola. Oggi è stata una giornata un po' più piacevole per me rispetto ad altre. Per me no. Mi spiace, dai, chiudimi questa giornata. Mercoledì finisce qui. Che poi bello. Può succedere di tutto adesso. Il discorso è che se succedono cose, io riapro la giornata e faccio la chiusa dopo, okay, e tolgo questa. Okay. Se però non succede altro, quindi da dopo questa clip siamo a giovedì, vuol dire che non è successo allora, nulla di interessante. Se succede qualcosa di interessante, mi chiami e in videochiamata faccio la chiusura da capo. Ok, ma non succederà, quindi... Ah, ok, vabbè. Ci sarà la clip di giovedì, fidatevi. Guardate. Ciao. Giovedì, ve l'avevo detto. Comunque, oggi devo fare una cosa che non voglio fare, ma devo fare, e che sto rimandando da tantissimo tempo. Mettere a posto sto schifo. Guarda qua, c'è tutta la polvere anche. Dai, facciamolo. Obiettivi della giornata completati, andiamo al cinema a vedere questo. Quali film appartengono a questi fotogrammi? Un losco figuro con un cappello in un bagno. Quello di Benigni, Johnny Stecchino. Due persone chiacchierano in un bagno rosso. Shining. Alla ricerca di un segnale in un quello bagno che ha vinto l'Oscar tempo fa. Johnny Stecchino. Sì. Shining. Sì. Parasite. Era quello che intendevo. Sono fortissimo. Venerdì, direzione Forlì. Abbiamo un problema. Come faccio? E niente, tornerò a casa e troverò qualcuno che mi verrà a prendere. Ok, viene qua a prendermi Marco Menna. Vabbè, a questo punto vi dico già cosa vado a fare. Volevo dirvelo dopo, ma stiamo andando a fare una partita di beneficenza di basket. Oltre a me ci saranno un sacco di altri creator. E tutto il ricavato di questa partita, di questo evento, sarà dato ad Admo, che è l'associazione donatori di Midollo Osseo. E sono sicuro che ci divertiremo tantissimo. Eccoci, ci siamo. Ciao.
Pausa pranzo in autogrill con il resto della gang. Guardali qua. Tutti. Bella, cazzo, non lasciarmi qui. Va che piattino che abbiamo qua. Ho preso questo perché c'è la verdura. E essendo degli atleti professionisti, l'alimentazione è importante. Ci vediamo dopo, raga. Rimettiamoci in viaggio. Io ho fatto cambio macchina perché Menna è già andato via. Quindi adesso salgo con il buon Joe. Mi metto dietro con voi. Vai, sei il benvenuto, sali a bordo. Siamo arrivati e sta iniziando a piovere. Qua abbiamo l'hotel. Ma che gang siete? Ma che squad? Quella, che hotel di lusso che abbiamo qua. 304, ecco qua la mia. Vai, andiamo subito con un bel room tour. Qua abbiamo un letto, là un comodino. Qua la zona scribacchina con la televisione, la lampada e il bagno. Ma che stile questo bagno. Ma guarda qua che marmo. Molto bello, molto elegante, super super approvato. Sono le 7 e ci stiamo dirigendo verso il campo. Ah, fermo. Io sonno. Arrivati. Posso la foto? Vai. Anch'io, vado. Vai. Andiamo a vedere il campo. Guardalo qua, va che situa. Bello, bello. La partita è iniziata. Possesso degli avversari. Mannaggia. Va. Ed Elton la butta dentro. Vai, adesso entra in campo. Tira. Ma praticamente è Linton contro Marino. Ed è grida così, 93 a 76. Abbiamo vinto. E ora fanno qualche trick. È diventata una gara di schiacciate. Vai! Tommy, no. Prima di continuare con la visione, qualche precisazione. Primo, le immagini che sto per mostrarvi sono abbastanza forti, quindi se siete sensibili non guardatele. Secondo, tutte le riprese che vedete sono stato io a chiedere che mi venissero fatte perché volevo poi poterle riguardare a posteriori. Terzo, quando poi guarirò e avrò di nuovo entrambe le braccia, farò un video in cui racconterò dettagliatamente tutto quello che è successo e com'è stata questa esperienza. Questi alla fine sono dei vlog settimanali, quindi racconto un po' tutto quello che mi succede, nel bene e nel male. Possiamo continuare. Non lo guardare, non lo guardare, non lo guardare, te lo assicuro. Non il panico. Non lo guardare, non lo guardare. Sei ancora sotto adrenalina, non lo guardare. Dove sono? Mi sto svenire. Vuoi sederti? Senditi giù, sulle gambe, tenila sulle gambe. Su. Realisticamente in quanto va a posto in mesi, anni? Lo muovi quello, muovilo. A posto, quello è a posto, niente. Minchia, sì, sta finendo, la senti, inizia a far male. Calmiamoci, ci calmiamo. Non discutiamo, raga, il polso è rotto. Lui è rotto. No, il mio, sì. Vabbè. Abbiamo tutta la dose di adrenalina. Adesso no. Perché con l'adrenalina non mi rendevo conto. Cioè, mi veniva, cioè, ci scherzavo sopra, veniva da ridere. Il mio pensiero era, oh, ma chissà se ce l'ho quasi fatta a schiacciare, ero lontano. Cioè, lontano. Porca troia. Comunque, poi appena finita l'effetto dell'adrenalina, inizio a sentire i dolori, inizio a sentirmi un coglione, inizio a pensare al peggio, inizio a farmi viaggi mentali negativi. Può succedere. Adesso mi ha messo sto antidolorifico, che è molto piacevole. Sento ancora un po' male, ma non tantissimo. Minchia, però quando ero dentro che me lo muoveva per fare le radiografie, porco Giuda, che male, Joe. Però nella mia testa ho la preoccupazione che, boh, magari devono operarlo, magari non andrà mai a posto in tutta la vita, cioè rimarrà sempre storto. Ma io mi sono rotto tante volte, non è mai successo che non tornasse a posto del tutto. Ma te sei rotte così? Sì, anche sì. Di più. Io c'avevo un ginocchio, ero qua una volta. E adesso aspettiamo che ci portano e ci dicono cosa abbiamo effettivamente. La mia grande preoccupazione è che mi gessano entrambe le braccia. Perché l'altra che ti hanno fatto? Perché questa è una nuova fatica. Pensa che risate. Con entrambe le braccia gessate, che palle. Ci metto la plan, tutte e due le braccia. E anche solo pisciare farò fatica. Come ti pulisci il culo? Chiedi all'Aleti. Sono un robot. Fermati, muoio di poco. Mannaggia, raga. Tra l'altro adesso che sto iniziando a camminare, se tengo un po' male all'osso sacro, perché comunque sono caduto. Però è un male super super sopportabile, quindi. Ti esce da qua? Sì, se come fai?
tuo culo, perfetto. Allora, io sono comunque l'uomo che si può fare, cioè per me fare queste cose è l'ordine del giorno. È difficilissimo. In alcuni momenti non mi sembra vero. E soprattutto, se fosse stato solo la mano sinistra, era easy, cioè potevo far tutto. Ma così invece sei bloccato, non puoi fare niente. All'improvviso, senza mani, non so più vivere. Fidati, è un'esperienza di vita che ti cambierà. Salirai di livello. Oggi sarò il suo badante. Dormo con te, quindi va bene. Non so se perché sono latino c'entra qualcosa. E sta facendo la pipì, la cosa più difficile credo da fare per uno che non può usare le mani e le braccia. Sei riuscito dietro? Più o meno sul collettino. Più o meno. Grazie. Sono già allo stremo ed è solo il giorno zero. Sono stanco, sono distrutto. È il momento in cui mi sta salendo quel nervoso che dico perché ho provato a schiacciare, porca vacca. Nonostante dici comunque sono stato fortunato, cioè potevo appunto cadere e picchiare la testa. Sì, potevi picchiare la testa, ricordiamo che volte peggio. Era cemento, quindi sul cemento poteva andare molto peggio. Non è che è andata benissimo, però poteva andare molto peggio. Però in ogni caso adesso è il momento in cui sono un po' infastidito. Fine giornata. Grazie Wes, grazie. Mamma che nottata. Come andiamo? Una merda totale. Beh dai, qualche ora l'abbiamo dormita. Questa cosa non mi dà trego, mi fa malissimo il polso. Mi sento proprio schiacciare, lo sento bloccatissimo. E sei con me, te lo sei rotto. Allora adesso si torna su a Milano. Sono in macchina con Marco Menna. Penso che mi farò lasciare in ospedale, pronto soccorso, e andiamo a farci operare. Siamo arrivati in pronto soccorso, mi ha raggiunto Leti e stiamo aspettando adesso che ci chiamino. La frattura è sostanzialmente conservata. Allora facciamo così, io le faccio fare un attacco, non adesso, lunedì torna, fa un attacco e poi si fa vedere dai nostri consulenti specialisti della chirurgia della mano che valutano se è il caso di operarla oppure no. Siamo tornati a casa, posso finalmente provare a svestirmi e lavarmi un po'. Eh no, perché adesso non riesco più a piegarlo. Sì, forse sì. Forse questo metodo è corretto. Sì. Ora di qua. Dai, ce l'abbiamo fatta, più facile del previsto. Sto provando a fare io questa ripresa ma non riesco... Tenere il telefono in mano. Ah, che fatica. Adesso mi sono lavato, cioè Leti mi ha lavato. Non mi sento proprio pulitissimo, però sicuramente molto meglio rispetto a prima. Sono belle indolenzite entrambe le braccia, mi danno parecchio fastidio. Adesso non so cosa fare. Non riesco a giocare alla Switch. In realtà ho qui un fumetto ma non riesco neanche a prenderlo in mano. Posso guardare la TV, però non posso accendere la TV perché non riesco a prendere il telecomando. Sarà una bella sfida. Nonostante la mancanza di braccia, non manca lo sport del sabato sera. Abbiamo pizza. Sarà divertente mangiarla. Così sarà come sarà per un mese. Fine giornata. Domenica. La notte è sempre un po' irrequieta. Non è comodo né piacevole dormire con il braccio alzato. Però mi sono preso un antidolorifico molto potente e verso le 3 mi sono addormentato abbastanza tranquillo. Abbiamo affrontato la tematica X, la cacca. Doversi far pulire il sedere. Che grande prova di amore questa qua. Aggiornamento. Adesso Leti è andata a fare la spesa. L'ha accompagnata a sua mamma per darle una mano perché da sola sarebbe un casino. Io ovviamente non posso andare ad aiutarle perché sarei soltanto un impiccio lì in mezzo. Gli ho dato quindi la mia lista. Dai, proprio servito e riverito sono. Che lusso. E adesso devo capire un attimino cosa fare. Anche la prima prova questa, stare un'oretta circa a casa da solo. Per dire, se in questa oretta dovrò fare pipì potrebbe essere un problema. Raga, con due mani riesco a tenere in mano il telefono. Riesco ad avere presa. No, c'è sto pollice che... c'è sto pollice che blocca la visuale, però... riesco a tenerlo con due mani. Comunque ho appena comunicato sui social. No, appoggio che mi fa male il polso. Ok, così, così. Ho appena comunicato sui social cosa mi è successo. E quindi sono un attimo in un momento in cui sto venendo inondato da messaggi di amici, conoscenti, follower. Chiunque mi sta mandando un messaggio di supporto. E ovviamente mi fa molto piacere, grazie mille. Come ho scritto sotto al post, sono davvero circondato da un sacco di persone che mi amano. E non è una cosa scontata. Penso che questa sia la più grande fortuna che una persona possa avere. Pausetta gelato. Attento, cade.
Poi continueremo a guardare la TV. Chiudiamo questa settimana. In realtà volevo un attimo rispiegare bene la situazione, che forse non l'ho ancora raccontata, del come è successo. Dopo la partita, il fatto è che ho scoperto che quel canestro era più basso di circa 20 cm rispetto a un canestro regolare. Era 2,90. Io solitamente salto 3,10, il che rendeva possibile il fatto che io riuscissi a schiacciare a livello di altezza. Infatti ho fatto delle prove e quando saltavo la mano andava tranquillamente sopra il canestro. Oh, perfetto, posso farcela. Sono partito, sono andato, ho fatto questo tentativo e ho sbagliato. Mi rendo conto che con una mano perdo il pallone, non riuscivo a tenerlo fino all'arrivo a canestro. Al che un ragazzo mi fa: se ti cade il pallone, prova a tenerlo con due mani, così non dovrebbe caderti. Geniale! Se solo non fosse che io ignoravo il fatto che a due mani è molto più difficoltoso l'atterraggio. Infatti, cosa è successo? Le due mani entrambe si sono attaccate al ferro del canestro e mi hanno quindi totalmente sbilanciato e sono caduto all'indietro. Per quanto è vero che io non sapessi schiacciare, non ritengo che quel gesto sia stato del tutto incosciente, perché realisticamente potevo farcela, pensavo di potercela fare, mi sentivo pronto, mi sentivo in grado di farcela, ma in realtà no, non ero pronto e dovevo capirla questa cosa. Non l'ho fatto e, come ho scritto anche sul post di Instagram, non me ne pento, non ho nessun rimpianto, perché comunque ci ho provato, me la sentivo, ci credevo, ho avuto il coraggio di tentare. Poi capita che fai delle cagate e giustamente ne paghi le conseguenze. Le mie conseguenze sono queste: sono un mese di rottura di palle con le mani bloccate. La cosa che mi dispiace è che questo mio infortunio in qualche maniera ricada anche su altre persone. Sì, però fa parte del gioco, cioè nel senso, io per un amico sarei subito lì pronto ad aiutarlo incondizionatamente. Mi spiace che Leti dovrà stare tutto questo periodo ad aiutarmi, mi spiace tantissimo. Quando vuoi bene a una persona sai che può succedere anche questo. Cerchiamo di trarre del positivo da questa situazione. Quindi questa settimana finisce qua, grazie mille di tutti i bei messaggi di supporto, e quando guarirò mi allenerò, tornerò a quel campetto e schiacceremo. Riesco a spegnere. Via, forse sì, ce la faccio.